Così col dito. Quindi siamo a posto, siamo tranquilli. Il grande gioco, abbiamo avuto modo di vedere i primi due episodi, adesso possiamo parlarne insieme ai protagonisti. Io vi chiedo un bel applauso per tutti gli ospiti che abbiamo qui su questo palco. Antonella De Rico, Executive Vice President dei programmi Sky Italia, e poi Nils Hartmann, Luca Barbareschi. Chiaramente non vi sto dicendo in ordine perché poi tra un po' non ci vedrò più fino in fondo. C'è Francesco Montanari, c'è Elena Radonicic, c'è Fabio Resinaro, Nico Marzano, Giacomo Durzi e Giancarlo Giannini. Ecco, un bel applauso per tutti voi. Intanto chiaramente ci sono i giornalisti qui in sala con noi, ce ne sono altri collegati in questa mattinata che trascorreremo insieme, in questa presentazione, perché poi insomma domani è il gran giorno. Nils, vogliamo cominciare da te, perché insomma dobbiamo anche capire come mai avete scelto anche un tema di questo tipo, perché il calciomercato, sai che io mi sento a casa a parlare di calcio, a parlare di sport, però insomma dobbiamo andare un po' a spiegare, a raccontare. Come ci introduci il grande gioco? Guarda, poi arrivo al tema, ma essendo qua Francesco Montanari e non me le voglia il maestro Giannini e tutto il resto dello splendido cast, Romanzo Criminale ha compiuto 14 anni pochi giorni fa, e quindi ripensare al percorso. Ci sono 14 anni, quindi Francesco l'ha girato 15 anni fa e qualcosa, e devo dire che sono emozionato a ripensare a tutto il percorso che abbiamo fatto, dove siamo oggi. Ai tempi avevamo Romanzo Criminale, una serie all'anno, poi è arrivata Gomorra, poi abbiamo aumentato, abbiamo iniziato a variare sui generi. Oggi a gennaio Barlume compierà 10 stagioni, e anche lì di nuovo un percorso lungo e bello che abbiamo fatto, e quindi siamo usciti dal genere col quale abbiamo iniziato, che ancora percorriamo, che è il crime, e abbiamo aperto ad altri generi, abbiamo lavorato con grandi registi, talenti affermati, abbiamo lavorato con giovani talenti che si affermeranno, e due giovani registi sono qua oggi, e quindi penso che la parola chiave sia: abbiamo continuato ad esplorare nuovi generi, esplorazione, sperimentazione, con però un tema caro sempre a noi, che è quello della qualità, quindi di non accettare compromessi, di non lavorare su l'allargamento del palinsesto, ma fare serie. Arrivo al tema di questa serie, che possono parlare a pubblici diversi. Quindi se da un lato abbiamo il crime, abbiamo la commedia, questo è un, come si può definire, un family drama, thriller, c'è un po' di Succession dentro, abbiamo trovato il nostro Ray Donovan, ma senza citare sempre serie americane, abbiamo trovato una nostra chiave di raccontare sullo sfondo del mondo del calcio una grande saga familiare con dentro degli elementi di giallo. Questo è, qui siamo arrivati, grazie. Ecco, cito una cosa divertente perché c'entra un altro della banda della Magliana, arriva con questa idea Alessandro Roia, e il Dandy, che a un certo punto torniamo sempre lì, per varie ispirazioni ci porta il concept che poi Luca con i suoi ha sviluppato, ha fatto diventare la serie che è. Basta, mi taccio perché devono parlare anche gli altri. Oh, vabbè, però una bella introduzione così insomma era doverosa. Antonella, è chiaro che insomma abbiamo fatto riferimento sì al mondo del calcio, calciomercato per la precisione, però ecco, c'è una bella storia familiare che viene raccontata, è molto affascinante, sì. È molto intrigante. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Io intanto vorrei dire che è un grande motivo di orgoglio presentare una nuova serie, sia per l'aspetto creativo che questo rappresenta ovviamente per Sky, ma anche perché dimostriamo che c'è un intero comparto industriale, perché di questo si tratta, fatto di creatività e di talento, che funziona molto bene e su cui Sky sta investendo e continua a investire con fiducia. In Italia c'è un asset importantissimo, che è quello appunto della creatività cinematografica e seriale. E sì, poi lascio la parola ai protagonisti, però la cosa appunto bella di questa serie è il fatto che parla di calcio, ma in realtà abbiamo messo insieme un mondo che per
per Sky è importantissimo quello dello sport, sì, ma anche quello della serialità, con una storia che di fatto poi può attrarre pubblici di tutti i tipi, perché è molto, alla fine è improntata su una saga familiare, e quindi sono certa che anche le donne lo guarderanno con grande interesse. Io sono stata molto intrigata da questa vicenda. Anche io, quindi, vedi, te lo confermo immediatamente. Luca Barbareschi, a livello produttivo c'è stato un bel impegno da parte vostra. Mi racconti anche un po' come si è sviluppato? Ma, innanzitutto voglio ringraziare tutti, perché per me oggi è un giorno di doppia emozione. Uno, perché presentiamo la mia prima grande serie fatta con Sky. Due, perché lo facciamo all'Eliseo, che è il mio posto di culto, che riaprirà fra pochissimo, per cui siamo in Sky. È di buon auspicio che abbia scelto questa location insieme. Questa è una serie con cui abbiamo lavorato con Nils per parecchi anni, ci abbiamo messo per 3 anni, forse qualcosa in più, ed è la prova come sia importante per noi produttori confrontarsi con l'editoriale dentro o i broadcaster o le piattaforme, perché in realtà spesso la creatività lasciata così allo stato brado ti fa sognare e non ti fa tenere conto di parametri che sono parametri non solo economici ma anche strutturali rispetto a una narrazione che non è sempre la stessa nel tempo, no? Che non è Sky, credo, non lo dico io ma lo dicono tutti, ha cambiato la narrazione italiana dal punto di vista del linguaggio. Questo va dato merito a Sky, a Nils, a Sonia, a Rovai, a te che sei in questo momento nella squadra. Cioè, penso che Gomorra sia stato proprio un cambio nella storia della narrazione italiana, con una cosa bellissima in italiano che per me è fondamentale, cioè raccontare l'Italia con la nostra lingua e farne un successo mondiale. Per cui la scommessa sul grande gioco è un po' anche questa, cioè raccontare un tema così popolare come il calcio, così difficile, avere allo stesso tempo arrivare a una famiglia ampia, perché anche un pubblico femminile che potrebbe essere idealmente respinto dall'idea del calcio. Non è detto, eh? No, ma tutti sappiamo, non si vive il calcio come cosa maschile, in realtà invece la scrittura, e questa ringrazio molto tutto il team degli sceneggiatori esterni, ovviamente Durzi che è stato lo showrunner nostro e i registi che hanno collaborato, ma anche, se posso dirlo, tutta la nostra parte interna, Saverio D'Ercole che è il capo e Costantino Margiotta che ha seguito tutta la fiction e tutte le nostre produzioni, soprattutto questa. Dicevo questo perché il protagonista femminile, senza nulla togliere a Giancarlo Giannini e a Montanari, che sono due miei idoli, Montanari mi deve ancora da anni una cosa che mi deve regalare, siamo a sesto. Cosa? No, poi lo dico dopo. No, Luca, dai che sono curiosa. No, siamo a sesto film insieme, ma io aspetto, gli attori hanno una affettività, ma poi lo dirò alla fine conferenza stampa. No, non puoi dirlo. No, perché dopo lo dico, però Lara Doncic, che è una grandissima attrice che io conosco, credo in moltissime fiction nostre, è una chiave molto importante, perché una Lady Macbeth, è un personaggio meraviglioso, non voglio svelare nulla, ma che crea molta empatia. E per cui sono contento, non voglio togliere spazio a tutti gli altri, ringrazio ovviamente Giancarlo, Giannini, che dovrebbe essere qui, no? Cioè, tu l'hai visto? Sono contento in questo momento che sono l'unico e cosa avrei la cravatta. Non la dica purtroppo. Stasera la cravatta, oggi siamo sport. Voglio ringraziare ovviamente tutti gli attori che sono anche qui, non li cito tutti ma li avete nella cosa stampa. Grandi sorprese, una fra tutte, lo dico non perché voglio fare dei momenti di buon umore. C'è un giovane, alzati un attimo, che, lui, che è, posso dire la storia, una storia troppo bella. Lui è un grandissimo attore, grandissimo anche calciatore, che gioca a calcio da Dio. Ma posso dire che sei figlio, no, è brutto, è figlio di Crozza. Crozza mi ha sempre odiato perché non l'ho preso in Glengarry 30 anni fa. Allora io, un po' come vendetto, ho preso lui come protagonista e gli ho potuto dire: è più bravo tuo figlio, ed è bravissimo. Bravo Luca, hai fatto bene a citare, adesso li citiamo tutti quanti. No, e dico solo questo: quando ho conosciuto Montanari, prima facesse 28 film con me, alcuni spettacoli di Liseo, mi ha detto che abbiamo la passione delle moto, ma avrebbe regalato un Copri Church, scarpe inglese, per non rovinarle quando cambi con la sinistra. Lo sto aspettando da 8 film, grazie.
Ciao. Guarda che ce l'hai il microfono, Francesco, se vuoi rispondere, se non so se l'hai portato oggi, glielo consegno. No, è vero, no, pensavo di portarlo stasera durante il carpet di presentarmi. Non deve portarlo più perché secondo te porta male, non lo voglio più adesso. No, però è vero, è vero, è che poi non l'ho più trovato, lo giuro. Vabbè dai, magari valutiamo nei prossimi appuntamenti. Intanto, visto che hai citato la prima fila, Luca, vado proprio a salutare tutti i protagonisti. No, ho dimenticato due persone, lo staff mio produttivo, Claudio Gaeta, che ha fatto tutto con noi, e Giulio Cestari e Schiano, che sono lo staff. Tutte le produzioni nostre sono in mano a loro, per cui voglio ringraziarle di cuore, grazie. È doveroso. Lettori che ci sono qui con noi questa mattina: Jesús Mosquera Bernal, buongiorno, Lorenzo Aloy, Giovanni Crozza Signori, hai citato anche tu Luca, Vladimir Alexic, e poi per gli sceneggiatori andiamo a salutare Marcello Olivieri. Non dimentichiamo che c'è anche Riccardo Grandi, insomma la serie nasce anche da una idea di Riccardo Grandi insieme ad Alessandro Roia. Così abbiamo anche salutato chi c'è qui in prima fila. Adesso proseguiamo, perché poi è chiaro che vogliamo parlare anche con i registi. Siete stati citati e allora vorrei anche arrivare da voi, perché vogliamo capire anche com'è stato raccontare Fabio Resinaro e Nico Marzano un mondo di questo tipo. Insomma, com'è stato anche costruire un racconto di questo tipo? Beh, è stato complesso e molto interessante. Secondo me la nostra accoppiata era anche abbastanza funzionale, per il fatto che lui è molto appassionato, Nico è molto appassionato di calcio, io per niente. So apprezzare una bella partita, il gioco è stupendo quando capita, però diciamo che il mio punto di vista è stato molto utile come cartina da tornasole, perché insomma appunto è una storia che vuole arrivare anche a chi di calcio non se ne intende. E abbiamo lavorato moltissimo sul linguaggio per cercare di capire come raccontare appunto qualcosa che è già nell'immaginario di tutti, perché di calcio se ne parla. Il calcio è tra l'altro un argomento che è uno sport che si racconta tanto da sé, e quindi come intromettersi in questo autoracconto. E insomma la riflessione è stata, abbiamo approcciato con rispetto, cioè capendo che è un argomento in qualche modo sacro, no? Si parla di fede calcistica non a caso, e quindi la nostra chiave è stata quella, appunto stiamo spiando laddove non sarebbe consentito guardare, e da questo abbiamo costruito un linguaggio per essere più realistici possibili, ma coscienti del fatto che stavamo andando a raccontare dei personaggi che alla fine sono universali, sono degli archetipi, perché poi raccontiamo di un dramma su uno sfondo che è questo sport, però stiamo raccontando quali possono essere le motivazioni. Ecco, quelli sono quegli aspetti che forse anche in tutto questo parlare di dinamiche di trasferimenti di giocatori forse non vengono raccontati, cioè cosa in realtà, quali sono le motivazioni personali che muovono poi interessi enormi, no? Di società calcistiche, di centinaia di migliaia di tifosi. Questo è stato il nostro approccio. Anche, rispetto alla questione del rispetto, noi abbiamo anche affrontato appunto tutto ciò che poi è il racconto del calcio giocato. È vero che appartiene a una grammatica per lo spettatore ben codificata, e proprio per la questione del rispetto abbiamo deciso di affrontare tutto il calcio giocato esattamente nello stesso modo in cui lo spettatore di calcio vede il calcio. Quando vediamo una partita, delle partite, noi le vediamo attraverso l'occhio di come la regia di Sky affronta le partite. 12 macchine da presa, tutte posizionate in maniera canonica, quindi si ha l'impressione di affrontare una partita vera e propria. E poi ci hanno aiutato anche questi due ragazzi che giocano a pallone. Ma giocano davvero questi ragazzi? Giocano davvero, ma fanno, come si dice dalle partite, dei pezzi assurdi. Cioè lui, Giovanni è stato una spina nel fianco, perché possiamo dirlo, Claudio, Gaetano, diciamo, gli straordinari sono tutta colpa di Giovanni Crozza, perché voleva rifarla tutte le volte, un colpo di tacco, il doppio passo, mentre Jesus è una macchina da guerra, proprio il nostro Cristiano Ronaldo, proprio un treno, e giocano davvero, e quando li vediamo sono proprio loro, e questo è l'impatto che probabilmente non si è mai visto in una serie, in un prodotto del genere. C'è anche Milano dall'alto, perché anche questo mi ha colpito molto. Sì,
Milano si è molto trasformata in questi anni, secondo me è diventata proprio qualcosa, ha preso una forma, si è trasformata in maniera analoga a come può essersi trasformato il calcio dal calcio del gioco, e quindi da una sua autenticità, da un gioco che viene dal basso, si è inserito ovviamente in questo ambiente il business, no? È un po' quello che è successo a Milano. Una città che è sempre stata molto lavoratrice, ma era un lavoro che era dal basso, adesso si è proprio verticalizzato. È proprio architettonicamente iniziato proprio a incarnare il potere, proprio in qualche modo. Sì, e abbiamo usato questa verticalità per raccontare questa metafora, quindi abbiamo messo questi nostri personaggi spesso in situazioni di altitudine, e dall'alto osservano, diciamo, come divinità a cui viene rivolta questa fede calcistica, il terreno di gioco. Dobbiamo parlare anche del team di scrittura. Allora, Giacomo Durzi, mi aiuti tu anche a raccontare un po' qual è stata l'ispirazione da parte del vostro team, quali elementi effettivamente vi hanno dato anche la possibilità di sviluppare un racconto di questo tipo? Sì, allora, insieme a tutto il team di cui è presente Tommaso Capolicchio, Marcello Oliveri, Canominidis, a cui si è aggiunto Cotto, siamo partiti soprattutto da un dato reale, da un racconto che ci permettesse tenere l'arena del calciomercato, quel periodo breve, frenetico e così elettrizzante che raccoglie intorno a sé una vasta eco mediatica. Abbiamo cercato di ampliare il racconto e costruire dei personaggi che avessero delle premesse e quindi degli obiettivi da determinare, una posta in gioco molto alta. E l'ambizione è stata, forse la sfida maggiore è stata proprio quella di contemplare all'interno di un topic, di un argomento come quello del calciomercato, un racconto che invece va più nella direzione del dramma shakespeariano, con delle maschere vere e proprie che sono archetipiche di alcuni personaggi che incarnano queste alleanze, queste strategie e mosse contro mosse che poi costruiscono il plot, e quindi spero ingaggino anche un vasto pubblico e non solo appunto quello di addetti appassionati di calcio. E c'è soprattutto un personaggio femminile, più di uno, che secondo me incarna anche qualcosa che sta arrivando, forse abbiamo anticipato. Le procuratrici donne sono poche, ma stanno sempre di più, anche grazie all'aumento di interesse che sta per avere il calcio femminile, stanno sempre di più occupando le posizioni di ruolo. È notizia appunto di questi giorni che l'eredità della grande scuderia di Minoraiola l'ha presa Raffaella Pimenta, sì. E quindi ci sembrava molto interessante costruire un personaggio, abbiamo appunto in tutto per tutto definita una Lady Macbeth, ma con una sua contraddittorietà dolce, estremamente empatica, che cerca di prendersi il suo spazio in un ambiente maschile e fortemente testosteronico, ecco, come quello del calciomercato. Grazie. Ora, Francesco, ecco, è il tuo momento. Ah, vogliamo fare un applauso, giusto? È giusto. Ci sta. Francesco, vabbè, il romanzo criminale l'abbiamo citato, decisamente. Bisogna parlare anche del tuo premio come miglior attore a Cannes Series, e è chiaro che poi c'è questo personaggio di Corso Manni che lascia il segno, e non poco. Racconta della tua grande passione per il calcio, vero? Stai scherzando? Io posso fare coming out. Quello vuoi dire il calcio? Io sono 15 anni che faccio finta di non sapere niente. Ah, quindi. Ma io ho l'abbonamento a tutti gli stati italiani. Tutti! Tutti! Ed è per quello che non riesco a portare il salvascarpe a Luca. Perché sono sempre nello stadio. Questo non è male, bravo. No, raccontaci un po', insomma, dai. No, sto scherzando, purtroppo no. Però, vabbè, però è giusto anche per avere una visione di... No, però nel senso, voglio dire, no, perché mi fa molto ridere, siccome, e questo però è interessante secondo me, come il calcio, anche per chi non, come dire, non frequenta come me, sia nella nostra cultura quotidiana, no? Nella nostra cultura, anzi, proprio, imminente, cioè istantanea quasi. Perché quando io, per citare appunto, diciamo, la mia nascita in famiglia Sky, quando io feci il romanzo criminale, nessuno mi ha mai chiesto
ma quindi tu di criminalità, cazzo, oh, te ne intendi? Soprattutto di quegli anni, la banda della Magliana, cioè tu hai... E neanche quando ho fatto il cacciatore mi hanno detto, che poi mi ha dato il premio, ma tu vedi nella magistratura, che è procuratore della Repubblica, sei un intenditore, oppure Savonarola, ti intendi di chiese, ti dico no. Qui tutti, tutti mi dicono, vabbè, ma è normale, no? Cioè, tu, il calcio. Ma non hai veramente una squadra del cuore? No. Neanche una simpatia? Ma no, sì, nel senso, allora, premetto, non è che io detesti il calcio, mi piace molto come sport. Io non sono affascinato da tutto come dire, l'entourage che porta il calcio, tutto qui, però è un mio, insomma, no. Però è interessante perché questa cosa fa sì che, e spero che sia un grande plus, diciamo, del nostro grande gioco, della nostra grande scommessa, cioè, perché in realtà noi abbiamo una sceneggiatura. Noi abbiamo una sceneggiatura e, come tutte le grandi storie, diciamo, il contesto è un pretesto per parlare d'altro. E noi attori leggiamo la sceneggiatura, ci confrontiamo con i sceneggiatori, con i registi, prendiamo la direzione produttiva del canale e capiamo, insomma, come dare il nostro meglio. Però mi piace molto questa storia, come dire... Comunque voglio dire una cosa, perché la serie, secondo me, è trasversale e ho la testimonianza. I miei genitori, 70 anni, io non amo il calcio perché nessuno mi ha dato questa eredità, quindi tu puoi immaginare che mio padre e mia madre hanno visto la serie. Premetto, mia mamma non ha mai visto Romanzo Criminale perché ha detto che è troppo violento, non ha neanche mai visto Il Cacciatore perché è troppo violento. Hanno visto questa serie e ha detto, e mo? Solo due puntate mai dato. Quindi io penso che questo sia un grande complimento. E quindi grazie, no, grazie a Sky, grazie a Lindsay che ritorno come figlio il prodigo dopo tutti questi anni, grazie a Luca perché è vero che, come dire, ha creduto tanto in me, sia su questo proprio, su questo palcoscenico dove io ho fatto il mio primo spettacolo da professionista, in realtà era il Piccolo Eliseo, ma poi sono stato anche qui, e grazie come produttore dell'audiovisivo, devo dire, e grazie a Fabio, grazie a Nico perché siamo diventati fratelli praticamente, Elena, vabbè, insomma. Lascio la nostra ambiguità nelle scene che vedete nella serie e saluto la mia compagna e il suo compagno. No, sto scherzando. E vabbè, Giancarlo, che posso dire? I camera car che mi porterò per tutta la vita sono quelli che ho fatto con te. Te lo giuro sulla mia vita. Grazie a tutti. Elena, spesso si è parlato di te in questa mattinata, su questo palco, di te e del tuo ruolo. Infatti, grazie, è stato molto bello. Bello, vero? Sì. Intanto, vabbè, buongiorno a tutti. È un ruolo molto, molto ben scritto. E questo è stato il primo grande... insomma, quando ci si avvicina, ovviamente, la prima cosa è si legge la sceneggiatura. È stupido, ma è così. Cioè, è stupido da dire, intendo. E questo personaggio è immediatamente apparso molto interessante, tridimensionale, super contraddittorio e quindi mi ha... però forte, forte, un personaggio femminile forte, come ce ne sono pochi, e quindi è molto... è stato un grande privilegio poterlo interpretare. Poi ero, insomma, in un contesto particolarmente felice, con due registi pieni di idee, di entusiasmo e di, con cui è stato bellissimo confrontarsi, e con dei compagni di scena magnifici, Francesco, Giancarlo, Maria Elena Matteucci, Vladimir Alexic e tutti gli altri, alcuni dei quali dobbiamo ancora finire di nominare, che, di presenti. E, sono, insomma, è stata una squadra molto, molto bella. E, questo personaggio ha questa cosa, secondo me, che a me ha veramente entusiasmato, del fatto che porta avanti una strategia molto, molto potente, molto anche evidente, in un certo senso si vede che cerca di manovrare, di manipolare la realtà circostante, eppure sbaglia in continuazione, e nonostante sia una donna intelligente, perfettamente in grado di fare il suo lavoro, ha una grande capacità di recepire questo mondo come, appunto, in un senso legato al mercato, per cui ha capacità di vedere e di ragionare in maniera anche contemporanea rispetto al calciomercato, come vendere e rendere i prodotti calciatori ancora più appetibili, no?
sicuramente una visione meno romantica di quella del padre e di Corso Manni, ma questo è quello che lei fa nel suo lavoro per trovare insomma, per riuscire a essere riconosciuta, per trovare il suo spazio, ma non è assolutamente l'unico dei suoi motori, ed è questo che la rende un personaggio interessante. Cioè il suo vettore principale, almeno quello su cui io ho lavorato senz'altro di più, è quello del trovare il modo di essere vista, che mi sembra una faccenda che riguarda quasi tutti, ci riguarda quasi tutti, soprattutto in un momento storico nel quale le maschere ci accompagnano nella vita e nella rappresentazione della vita tramite i social network e non solo. E lei vive costantemente nel tentativo di essere se stessa, di essere vista per quello che è, per le sue capacità, di essere amata per quello che è, e non ci riesce, fa un sacco di casino, e questo è il suo motore narrativo. E io sono molto grata agli sceneggiatori per aver scritto questo personaggio così bello da interpretare, perché non c'era una sola volta in cui fosse dritto quello che faceva, e quindi tutto quello che poi concerne le cose che fa, anche proprio all'interno, insomma, delle sue strategie familiari e non, nasconde sempre qualcos'altro. E niente, mi sono dilungata parecchio. Grazie a te. Grazie. Oh, questo per me, devo confessarvi che è un momento che mi emoziona molto, perché sto per coinvolgere il maestro Giancarlo Giannini, buongiorno. È veramente un piacere essere su questo palco con lei. Qui? Noi... Questo palco? Sì. Pensa, questo palco? Sì. Io l'ho frequentato molto prima di te, Luca. Io ho recitato dagli inizi degli anni 60 in poi, ho fatto tante commedie. Hai fatto un meraviglioso Mercuzio che ho visto qua. E anche lui, tu hai recitato qualcosa qui? Sì, ma io molto prima di la cravatta, sono un'antica, vero, una cosa. Comunque, capite i camera car che te devo... Perché camera car? Non ho capito questo. Perché mi hai raccontato tutta la tua vita. Ah, in quei lunghi camera car in cui si vedranno pochi secondi, perché i registi giravano moltissimo. Cosa hai detto? Però abbiamo... Quante macchine da presa avevi per fare le partite? Undici, sì, sì. Beh. Però per il vostro camera car abbiamo una cosa come 14 ore di audio. Saranno pochi secondi di... Ma che possiamo fare una domanda? Hai sentito tutti i nostri discorsi, per quello. Hai sentito tutti i tuoi discorsi. Va bene, insomma, il personaggio, cosa devo dire? Io quando ho letto la sceneggiatura, sì. Dai Luca... Non ho capito niente, assolutamente nulla. Perché... Ma i grandi attori non devono capire la storia. Io, quella è la bellezza, hai capito? Ho avuto la fortuna soltanto. Vabbè, poi non volevo farlo. È vero, registi che ho incontrato? È vero che non volevi farlo, che non sapessi niente, io ho dei dubbi a riguardo. Ah, perché... come, ho fatto degli appunti. Appunto. Allora che mi ho detto tutte le cose. Segretamente. Ma come l'hanno convinta? Poi, mi ha convinto Luca, perché ho chiesto il doppio del... Ho fatto un'offerta che non valeva recitare. Effettivamente, sono stato fortunato. Ma perché era già lo studio del personaggio di Dino De Gregorio? No, trattavi. No. Noi andavamo in un ristorante a Milano, che è un famoso ristorante, Giannino mi sembra. Giannino. Che era frequentato, sì, da tutti quei giocatori, Berlusconi, le cose, cioè. E lì ho incontrato una sera due, come si chiama, che personaggio faccio? Un procuratore, non so che cosa fosse. Ho incontrato due. Ho parlato con loro, gli ho detto: guardate, io devo fare un personaggio che riguarda voi, ma in realtà non ho capito assolutamente nulla, spiegatemi qualcosa, perché sono molto confuso, mi sembra tutto molto ambiguo. Fai così, non ti preoccupare, vedrai che è una cosa. E io ho seguito questa regola, quindi l'ho inventato scena per scena. È vero, registi siete? Ve l'ho detto. Assolutamente sì. Anzi, abbiamo sempre litigato in un modo carino, anche non carino spesso, perché volevano delle cose, sono i fratelli Cohen, non sono i fratelli Cohen, lo diventerete forse, ma che ne so. A parte che Sky, tu hai parlato di Sky, sai che Fox Crime l'ho lavorato io?
Fox Crime tantissimi anni fa, per quello ho detto che sono il più vecchio, infatti i vecchi portano la cravatta per rispetto per il pubblico. Lo faccio per esempio, non mi presento mai senza cravatta, vergognatevi voi. Allora, e quindi ho fatto questo personaggio così, inventandomelo. Tu mi hai detto che l'ho fatto bene? Molto bene. L'avete visto? Vabbè, io non lo vedrò, ma mi sono convinto che qualcosa di buono forse sono riuscito a fare. Poi sono riuscito a lavorare con due miei allievi, perché io ho insegnato al centro sperimentale. Uno sta lì, Cruzzino, sei contento, vedi le cose. Non è che abbiamo fatto tante lezioni, ma insomma qualche volta mai visto al centro. Ma soprattutto lei, la protagonista, è vero che sei stata la mia allieva, eccetera. Casualità? No, ma siete bravi. Lui non lo è stato, probabilmente si vedrà. Destino. Ma quanto si diverte a lavorare con questi ragazzi? Ma certo! Scusa, ma poi questo mestiere, come si chiama? Jouer, to play, è un gioco, io mi porto avanti ancora questo gioco. In questo momento sto raccontando forse delle bugie, sto giocando con voi, recito sempre, che è la cosa più divertente nella vita. Sono, in realtà, non sono reale. Sono è il primo sono attore virtuale. Che viene dal metaverso. No, quello ancora ci devo entrare, avrai delle sorprese, mi pagherai 4 volte. Va bene, comunque prima si è parlato molto in un'altra intervista del ritmo. Ebbene, è vero o no? Qui siete rimasti un po' stravolti, il ritmo, che cos'è il ritmo? No, invece questo spettacolo ha un bellissimo ritmo. Io non l'ho ancora visto, ma ho visto come girato questi due fratelli Cohen, come si chiamano, è vero. Però poi è strano, perché prima reciti una scena con un regista, poi te ne arriva un altro. Non mi era mai successo nella vita di avere due registi. Vede, capitano volta. Sempre cose nuove. Ne dai quattro. E quindi il fatto di avere il ritmo è importantissimo. E le scene sono veramente molto ritmate, anche perché ci sono moltissimi colpi di scena, molti nodi drammatici, no? Poi per me è facile, perché io vivo una malattia dall'inizio alla fine, che è una specie di demenza senile, avendo la mia età è facile anche farla, e quindi mi rifugiavo in questa malattia, che è stata una delle cose più difficili da fare secondo me. E poi ci sono molte partite, pezzi di partita, che appunto fatto con te, ma che è da presa. Sì. Quante? 11. 11. Io ho lavorato con Tony Scott con 45 macchine da presa una notte, quindi devi ancora avere molto. Una notte mi sono sognato 45 macchine da presa, sono tante, Man on Fire. Effettivamente dei Camera Car che verranno montati 3 secondi, pensa 45, ho montato mezzo minuto. Fatti con voi. Vabbè, basta, non voglio vedere altro, non mi annoio più, fra un po' io devo partire, devo andare a fare un'altra cosa a Milano, stanotte. E noi la ringraziamo. Devo fare Manzoni, pensa, a Milano. Addirittura? Wow, che bello, no? Meraviglioso. Il lago di Como. Wow. Maestro, grazie. Prego. Facciamo un bel applauso. No, vogliamo dire che a febbraio, diciamo questa cosa, Giancarlo, scusa. A febbraio tu dove andrai? Io andrò a Los Angeles a prendere del Walk of Fame, il marciapiede dei famosi ad averla. Uno è Rodolfo Valentino, 120 anni fa, è cinema muto, e uno è Giancarlo Giannini, cinema sonoro. Cioè significa, è meglio dell'Oscar, star forever, stella la successione. Pensare che al Festival di Venezia, quando ho detto una volta, non mi hanno neanche dato un gatto nero in Italia, meno male che gli americani. Posso dire una cosa, così non lo dice lui. E per me è un'emozione, perché lui è un cinicone, ma poi ha un grande cuore. Quando io ero un ragazzino ed ero a New York, entravo nell'Actor Studio e c'era la sua attuale moglie, Eurilla. Certo. E lui era l'unica star nella storia dell'Italia e del mondo, credo, che aveva 2 film a New York, Swept Away, Tre volte del solito destino, e Pasqualino, in tutti i film americani, ma a New York in 50 sale, con le code attorno ai blocks, per Giancarlo Giannini. Veramente erano quattro, Times Square, ero con Lina Wertmüller, gli ho detto guarda, 4 film con le code, quando adesso non ti ridico tutti, c'era anche L'Innocente, che non era le cose, e a tutti la fila ho detto troviamo un fotografo, perché questa è una cosa irripetibile.
non siamo riusciti a trovarlo, però non erano due, erano quattro. Ma perché era già uscito anche l'Innocente dei Visconti? Certo, in quel periodo, ma no, quello molto dopo, tu non eri... No, però quando c'erano i due film, siccome lui deve sempre rovinare tutto, e se no... No, non è che rovino, una volta che la dici la cosa, due no. Erano solo due quegli anni, e quattro, quegli anni, poi sono aumentati. No, non dovete litigare così, mi raccomando, che eravamo andati così bene fino a questo momento, adesso proseguiamo, anzi andiamo a vedere un momento molto particolare. C'è Corso Manni che è venuto a trovarci in redazione a Sky ed è andata così. Dov'è Corso? Tu tu sei il metaverso, io proprio il metaverso. È arrivato. Ok, andiamo. Posso avere un caffè? Caffè pagato per il mio amico Corso. Senti, ma quello dei naturali poi lo cambiano o sì o no? E che mi offri un caffè? Una cena? Corso, ma sta cosa del fratello finanziario è una pregnaccia. Ma parliamo del telefono, eh. Vai qua. Corso, ma sti cinesi che fanno? Vengono? Dai, al bagno no. Ma alla fine, quel giocatore torna a gennaio. Vabbè, vado a piedi. Vado a piedi. Volete un retroscena sul mondo del calcio, giusto? Ve lo dico il 18 novembre alle 21.15. Il 18 novembre alle 21.15. Insomma, dobbiamo raccontare un po' e dare un po' di appuntamenti, Antonella. Sì, io ci tenevo appunto a dire che Sky ha prevalentemente tre volti. Siamo una piattaforma, siamo un produttore con Sky Studios e siamo anche un broadcaster. Ma le Sky Originals sì, rappresentano veramente la nostra identità e quindi il grande gioco è espressione dell'identità di Sky. Per questo motivo, tra l'altro, domani sera debutterà su Sky alle 21.15, sì, come diceva Corso nel trailer che abbiamo visto, ma sarà anche in onda su YouTube la prima puntata, per cui la potranno vedere tutti. Ah. E questo lo trovo un'iniziativa molto, molto bella, molto divertente. Per cui appuntamento a tutti domani sera. E anche su Now, quindi così anche insomma su Now. È perfetto, abbiamo completato tutto quanto l'appuntamento di visione. Nils, però volevi fare altre citazioni e altri ringraziamenti. Sì, un veloce ringraziamento a chi dalla prima stagione di Gomorra sta al mio fianco, Sonia Rovai, che io sono qua. La produttrice e co-produttrice di tutte le serie, tutto il suo team, Emanuele Mattieri, Erika Negri, Esteban Lopez, che sembra un calciatore ma è il produttore esecutivo di questa serie. Ragazzi, siete un team fantastico di partecipare a questo. Grazie. E adesso è arrivato il momento delle domande, le vostre domande, per capire insomma se avete qualche curiosità in più, qualcosa da approfondire. Noi siamo pronti per ascoltarvi e per rispondere. Dove ci pensate, ringrazio. Vedo una mano alzata. Ringrazio allora, Maria sì, Letizia Maffè e Francesca Lunno per tutta la stampa Sky per aver organizzato sia oggi che stasera un evento epocale. Grazie. Buongiorno, Ilaria Ravarino per Il Messaggero. Volevo avere qualche informazione in più su come avete lavorato sul calcio vero, cioè chi avete sentito, con chi avete parlato. Chiaramente non ci potete dire tutti in retroscena, però insomma sapere qual è stato il rapporto, visto che ci avete lavorato a lungo, con la realtà. E poi so che non si dice mai, però io ve lo chiedo lo stesso, se possiamo avere un'idea del budget dietro a questa serie, che mi sembra comunque molto impegnativo, insomma. Grazie. Rispondo io sul budget del quale non parliamo. I budget sono quelli che servono per fare delle serie di grande qualità che siano, che possano portare il marchio Sky Original. E sul calcio poi lascio magari a Giacomo l'ispirazione. Questa è una serie che parla di calcio, ma il calcio non è protagonista. E colgo l'occasione per fare un complimento ai fratelli Cohen e a Giovanni. Il più grande terrore di un produttore è fare una serie, un film sullo sport, perché non è mai credibile, non funziona mai. Invece qua funziona, quindi complimenti, perché questa cosa qua è per quello che c'è. Prima di lasciare la parola a Durzi su quello lato editoriale, voglio solo, perché se no mi dimentico una cosa fondamentale, abbiamo avuto ovviamente la collaborazione
delle squadre che vedrete, cioè il Milan, la Sampdoria e altre squadre. Ho sentito Paolo Maldini ieri, erano tutti molto soddisfatti di quello che abbiamo fatto, per cui ovviamente abbiamo lavorato pari passo con le squadre nel rispetto delle tradizioni di questi grossissimi gruppi che hanno una storia emotiva anche col pubblico importante, per cui va rispettata. E volevo soprattutto ringraziare, visto che hai citato i fratelli Coin, che ormai sono rovinati perché nessuno era più Resinaro, ma con Resinaro io ho fatto tanti film, abbiamo fatto, alcuni sono anche su Sky, Dolce Roma, piuttosto che appunto I Venditori di Donne e altri, e quando c'è stata la scelta per Sky, ovviamente il regista vorrebbe sempre lanciare nuove, e il produttore vorrebbe lanciare nuovi registi, e voglio qui ringraziare pubblicamente sia Nils che Resinaro, perché non mi è mai capitato di avere un regista di chiara fama, perché Resinaro ha già fatto tanti film, e dicesse: ma perché non lo firmiamo in due? Ed era il debutto di Nico Marzano, che oggi è un regista in grado di gestire da solo una serie di super serie. Lo dico perché non mi è mai capitato nella carriera un regista così gentile, e anche un broadcaster che si prende il rischio di dire: se il regista dice che è ok, lo fermiamo in due. Questo grazie a te, Duzzi. Grazie a voi per avermi dato questa opportunità, a tutti, insomma, farvi il primissimo. Sì, allora, noi siamo tutti un gruppo di scrittura molto molto appassionati e ossessionati dal calcio e tutto quello che si muove intorno adesso. E abbiamo parlato con alcune persone di cui non faremo menzione, naturalmente, soprattutto procuratori che ci hanno offerto uno sguardo inedito, un'aneddotica anche varia che ci permettesse di mettere a registro un po' quelle che sono certe dinamiche a cui ci siamo ispirati. Dinamiche maggiori invece vengono dall'osservazione, direi, di quello che è stato il cambiamento, l'evoluzione che ha subito il calciomercato negli ultimi anni, con dei grandi gruppi che hanno sempre di più preso e sostituito, diciamo, ha preso lo spazio che era di quelle che erano piccole aziende o piccole società proprio gestite da una persona. E un autore che posso citare, che mi piace citare, Pippo Russo, un libro come M, L'Orgia del Potere, è stato sicuramente di ispirazione per quello che è la dinamica più ampia, ecco, del racconto di un personaggio come quello interpretato da Vladimir, che è Kirillov, e sicuramente anche Gianluca Di Marzio è stato una spalla fondamentale. Il suo libro Grand Hotel Calcio Mercato è stato anch'esso utile a fornirci una serie di spunti, ispirazione, e soprattutto, ecco, intendo mettere a registro su un dato reale qualcosa che andava drammatizzato, era la sfida maggiore per arrivare ad un tentativo di stilizzazione, ma una stilizzazione comunque concreta, reale, che si potesse essere comprensibile da un vasto pubblico, ecco, che non fosse solo per alcuni. Che poi Gianluca fa anche un piccolo cameo, no? Bellissimo cameo, esatto, sì, la scelta dei ragazzi, dei registi, è perfettamente azzeccata, secondo me. Altre domande? Prego. Volevo chiedere al maestro Giannini, dato che Francesco Montanari ha parlato... Un momento, che arriva al microfono, così ti sentiamo meglio. Thomas Cardinali, per Cusano Media Group, volevo chiedere al maestro Giannini, dato che Francesco ha già parlato del suo rapporto inesistente col calcio, volevo sapere il suo rapporto con il calcio, se si è ispirato magari a qualche personaggio. Io ci ho visto un po' di Aurelio De Laurentiis nel suo De Gregorio, e visto che poi questo sarà l'unico calcio che vedranno gli italiani nelle prossime settimane in televisione, perché l'Italia ai mondiali non ci va, per lui. Grazie. Mi sembra di averlo detto all'inizio, che non... sono assolutamente lontano dal calcio, no? Però aveva fatto una cosa con la Juventus, se non sbaglio. Come? Non aveva fatto una cosa con la Juventus per un documentario, La voce narrante, mi ricordo. Boh, non mi ricordo, ho fatto tante cose. La voce narrante può essere, o La voce narrante, uno che parla davanti a un microfono. Però col calcio non è che c'ho questa... ritengo che la partita di calcio sia l'unica cosa bella da poter vedere in televisione. Anzi, a parte alcuni bellissimi documentari sugli animali che mi piacciono, il resto mi interessa assolutamente, ma il calcio è l'unico momento in cui l'apparato televisivo coglie l'istante, capito? È come fare un documentario, fare un film, sai tutto, è tutto finto, c'è il segno, dici la battuta, le cose, la macchina da presa,
ma durante una partita di calcio non sai quello che avviene, un po' come fare un documentario, andare a caccia di quel serpente che esce e finalmente riesci a ricordare, la macchina da presa deve seguire, non c'è nulla di falso, è l'unica cosa vera. Ecco, il calcio per me, io sono un appassionato dei grandi mondiali, quando ci sono i carnevali, lì divento un grande tifoso, salto sulla sedia eccetera, ma in genere non guardo le partite, se le guardo per pochi minuti eccetera, ma non sono un appassionato, quindi non lo sapevo nulla. Ho avuto la fortuna di incontrare un procuratore che mi ha detto: guarda, neanche noi sappiamo quello che facciamo, neanche te lo vogliamo dire, quindi fai quello che vuoi, va bene. E io mi sono inventato questo procuratore, tutto lì. D'altronde il cinema è finzione e io me lo sono inventato. Ma mi dice il produttore che l'ho fatto bene. L'ho fatto bene o no sto personaggio? Io non lo... Luca? Ma io devo dire che Giancarlo riescono col buco e senza buco. Giancarlo negli ultimi anni è molto cresciuto come attore. È molto cresciuto anche dentro. Sono invecchiato anche. Diciamo, ha avuto un crollo. Palle. Andiamo avanti allora, per un'altra domanda. Bene o no? Sì. Benissimo. Me lo dice anche lui, che ti ha dato i soldi, cosa vuoi di più? Lui è un... Sei tirchio, dai. Sei tirchio, dillo. Ultima domanda, se c'è, e poi ci salutiamo. Ecco, prego. Così aspettiamo il microfono. Eccoci. Ciao. Ciao, buongiorno. Patrizia Simonetti, Spettacolo Mania. Una domanda a Francesco Montanari sul tuo personaggio. Allora, Corso Manni è stato tradito, no? Da persone a lui molto vicine, quindi quando di solito si viene traditi o ci si lascia andare o scatta la vendetta. E in questo caso volevo sapere il tuo desiderio di vendetta, quanto il tuo, quello del tuo personaggio naturalmente, quanto incide sulla sua motivazione, sulla sua forza e sul suo riuscire a tornare insomma in auge. Grazie. Desiderio di vendetta. Vuoi rispondere tu? No. No, io credo che più che vendetta è... Comunque noi costiamo poco insieme, se volete avere... Adesso è quasi Natale, magari possiamo intrattenervi ovunque. Giancarlo vi parlerà della sua passione per il calcio. No, più che vendetta, secondo me all'inizio Corso Manni vuole capire perché. Cioè, nel senso, più che vendetta è giustizia, è giustizia... poi vabbè, si evolverà la storia, non vi dico come, perché magari è anche colpevole, questa cosa. Questo ti piace, ho imparato di questo thrilling. È proprio colpevole. Basta, stavo bravo con questo. Ti ha aiutato. Non ti dico che è stato in un momento molto difficile, in un ambiente per antonomasia performante. Quindi io, questa puntata, come dire, il ritmo di cui parlava prima Giancarlo, credo che siano stati molto, molto puntuali Fabio e Nico, perché sicuramente stimolati anche dalla scrittura, perché noi abbiamo veramente girato il periodo del calciomercato e quel periodo lì, quell'albergo lì, veramente sembra la borsa di Wall Street, cioè c'è una frenesia e tutto può cambiare nell'arco di 2 secondi e mezzo, c'è un passo falso, e cito il maestro Giannini, un passo falso più veloce la palla la perdi. aspetta un secondo, e dico però che Corso Manni è un uomo in un ambiente già performante, costretto a essere ancora più performante perché è stressatissimo dal primo frame della nostra storia. È un solo e si circonda di fortunatamente umanità che lo incontrano, e io faccio anche un grande applauso a Lorenzo Loi, a Jesus, e Giovanni e Vladi e tutti gli attori secondo me strepitosi, e vorrei fare anche un grande applauso al casting che ha contribuito insieme a voi registi a scegliere, perché secondo me è un grandissimo cast di livello, davvero, ed è un piacere condividere. Visto che non l'hai citato, invece voglio citare un attore di cui sono appassionato, cultore. Sì. Perché è un attore che ha lasciato nell'inconscio mondiale un personaggio meraviglioso, ed è Stefano Dionisi, che vorrei che si alzasse. Ah, Stefano, io l'ho visto. Stefano è un combattente.
È un uomo di sensibilità rara, ha fatto un personaggio in questo film bellissimo, di cui gli sono grato e sono felice e spero di riaverlo ancora, perché chi combatte nella vita e vince per me vale due volte. E Stefano è un grandissimo attore e sono felice che sia di nuovo in grande auge, con tante belle serie, e ha una faccia pazzesca, di una bellezza strepitosa. È una dichiarazione d'amore a un talento grandissimo. Grazie Stefano. Grazie a tutti quanti. È una serie di Sky Original prodotta da Sky Studios e il Museo Entertainment. Inizierà domani, 18 novembre, su Sky e streaming su Now. È Il Grande Gioco. Grazie. Grazie a tutti.